gossip uomini e donne, Eugenio Papabis, Gemma Galgani volta pagina. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori, Gemma Galgani dimentica Giorgio Manetti, ecco gli ultimi gossip su uomini e donne. Sono ancora una volta i protagonisti di Cancelletto Uomini e Donne ad accendere il cancelletto gossip, la coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, per esempio, ha da poco annunciato di essere in attesa del secondo bebè. Cancelletto Gemma Galgani, regina indiscussa del trono over, ha rilasciato delle nette dichiarazioni su Giorgio Manetti. La dama, dopo anni di tentativi per tornare con il toscano, ha fatto sapere che per lei è finita per sempre. Eugenio e Francesca di UED pronti ad un altro maschietto. Uomini e Donne Magazine ha confermato il gossip che da settimane circolava sul web, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia aspettano il loro secondo figlio. Era un po' di tempo che sui social network in tanti si erano accorti delle forme più rotonde del solito dell'ex corteggiatrice, ma nessuno dei diretti interessati aveva mai smentito o ammesso la chiacchierata gravidanza. Il 22 marzo, all'interno del terzo numero della nuova rivista dedicata ai protagonisti del presente e del passato di UED, è stata resa pubblica l'intervista con la quale i due piccioncini hanno annunciato che presto daranno un compagno di giochi al piccolo Brando. Sì, perché i due ragazzi hanno già un bimbo, nato a meno di un anno dalla scelta negli studi TV. Ebbene sì. Siamo entrati nella 19esima settimana, cioè l'inizio del quinto mese, con queste parole Francesca ha confermato che le voci che la volevano in dolce attesa erano vere, ma lei e il fidanzato hanno aspettato fino ad ora per essere prima certi che procedesse tutto per il meglio. Oltre a parlare per la prima volta del loro secondo erede in arrivo, Colombo e la Del Taglia hanno anche svelato al magazine di UED il sesso della creatura che sta per nascere. È un altro maschietto. Non nego che mi sarebbe piaciuto avere una femminuccia, ma sono talmente felice di dare un fratello a Brando, che sono super entusiasta di sapere che sarò protetta da tre uomini. Per quanto riguarda le chiacchierate e nozze, invece, la coppia ha fatto sapere che sono state rimandate più volte per questioni familiari. Eugenio, inoltre, ha raccontato al giornale di gossip che lui e la compagna avevano intenzione di sposarsi quest'anno, ma l'arrivo inaspettato del secondo figlio ha stravolto nuovamente i loro piani. Gemma è categorica, con Giorgio è finita per sempre. Un'altra protagonista di Uomini e Donne, che negli ultimi anni è spesso e volentieri al centro del gossip, è Gemma Galgani, la regina assoluta del trono over, infatti, continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 con le sue disavventure amorose. Intervistata in esclusiva da Oggi sulla sua altalenante esperienza nel programma di Maria De Filippi, la torinese ci ha tenuto subito a mettere in chiaro che la sua burrascosa relazione con Giorgio Manetti è finita. Le porte per lui sono chiuse per sempre, mi ha offesa troppe volte, ha tuonato la dama sulle pagine del noto settimanale confermando ancora una volta che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con il toscano. Anche se ha provato per mesi a riconquistare l'uomo con cui è stata per 8 mesi, dunque, oggi Gemma si è resa conto che il sentimento che ha provato per lui non è ricambiato, quindi è inutile continuare a insistere e prendersi ogni settimana un 2 di picche davanti a tutti. Non è la prima volta, però, che la Galgani promette di voltare pagina in amore. Sono quasi 2 anni e mezzo che si è conclusa la sua storia con Giorgio, e nelle puntate del trono over di UED ancora se ne parla. Sarà davvero finita la diatriba tra i due ex oppure il pubblico assisterà a nuovi colpi di scena a breve?